7 ottobre 1944. A Birkenau, elementi di due Sonderkommandos si ribellano alle SS. Uccidono 3 soldati nazisti e distruggono un forno crematorio con esplosivo ottenuto grazie alla collaborazione di alcune donne polacche impiegate presso alcune fabbriche di munizioni nei dintorni. La rivolta si conclude in un bagno di sangue, con lo sterminio dei deportati ribelli e l'impiccagione, alcuni mesi dopo, di 4 donne polacche.